Torna il premio Fedeltà al Lavoro. Dopo lo stop forzato del 2020, è tornata la cerimonia organizzata dalla Camera di Commercio che ha premiato 122 imprese storiche della provincia. Cerimonia in piazza 11 settembre, a 20 anni dalla tragedia che ha scosso il mondo occidentale, si è tenuta la tradizionale cerimonia di fronte al monumento donato al Comune nel 2002. Entra nel vivo la campagna elettorale, inaugurati i comitati elettorali di Simona Barzotti per il centro-sinistra e quello di Carlo Bigongiari per il centro-destra. Gli angeli della Lecciona, dopo 2 anni di servizi sulla spiaggia libera, le guardie ambientali tracciano il bilancio dell'attività svolta grazie alla convenzione nata per far rispettare le norme anticontagio. Per lo sport hockey ufficiale, il Forte fuori dall'Eurolega. Come anticipato nei giorni scorsi, la squadra del presidente Tosi non ha partecipato ai sorteggi per la competizione. Ben trovati a questa edizione di TG9 Exilia. Dunque, è tornato dopo lo stop del 2020 la cerimonia di premiazione per la fedeltà al lavoro organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca. Sono 122 i dipendenti e gli imprenditori premiati quest'anno con il riconoscimento della fedeltà al lavoro e del progresso economico. Il concorso è indetto dalla Camera di Commercio di Lucca per promuovere e premiare i lavoratori dipendenti con almeno 35 anni di anzianità, gli imprenditori con più di 30 anni di attività, le aziende storiche attive da almeno 60 anni e quelle che si sono particolarmente distinte per la tutela dell'ambiente e l'incremento dell'occupazione. A fare gli onori di casa è il commissario straordinario dell'ente camerale, Giorgio Bartoli, che ha sottolineato la particolare ricorrenza della cerimonia in occasione del 20° anniversario degli attentati alle Torri Gemelle. Un evento che, assieme alla pandemia in corso, ha detto Bartoli, ha segnato profondamente l'economia e il mercato del lavoro. Quello di oggi è un riconoscimento all'impegno, alla serietà e alla passione di tante persone che hanno contribuito alla crescita dell'economia locale. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia nel 2020, quest'anno la cerimonia si è tenuta nel giardino di Villa Bottini, che ha riunito generazioni di imprenditori del territorio. Ci sono i giovanissimi, come Alessio Dinelli, che appena finita la scuola ha preso le redini del magazzino all'ingrosso aperto dai nonni ed è pronto ad affrontare le nuove sfide del settore. Siamo un ingrosso che vende carta, plastica e detersivi e da qualche anno anche il biodegradabile al posto della plastica. Sicuramente farla crescere ancora di più e portarla avanti nel tempo. Tra i premiati anche imprenditori che hanno saputo resistere e superare difficoltà e crisi finanziarie. La mia azienda opera nel settore edile e fino al 2010 è andato tutto bene. Poi dal 2010 fino al 2018 il settore edile è stato molto tartassato, come si sa benissimo. Ora invece sembra che ci sia una ripartenza. Quindi ad oggi avere questo riconoscimento, avere 41 anni di attività per noi è grande piacere, ecco. Veniamo adesso all'andamento del contagio da Covid-19. Secondo il bollettino regionale, nuovi contagiati in Toscana sono pressoché stabili, 429, con un tasso di positività del 2,2%. I ricoveri sono 434, in terapia intensiva 55. I decessi sono 2 in provincia di Lucca, nuovi contagiati sono 32. Andiamo alla cronaca, incendio venerdì sera in via dei Lecci nel quartiere Campo d'Aviazione all'agenzia immobiliare Barner. Un cortocircuito del quadro elettrico ha provocato un incendio che ha annerito e danneggiato parecchio gli interni dell'agenzia. Una parte dei residenti del condominio, dove a piano terra ci sono gli uffici, sono scesi in strada per precauzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. In occasione del 20° anniversario della tragedia dell'11 settembre, Pietrasanta ha ricordato le 3.000 vittime dell'attentato nell'annuale deposizione della corona al monumento di marmo 11 settembre 2001, realizzato da Beatrice Fineschi e donato alla città di Pietrasanta nel 2002 e che si trova in Piazza America a Tonfano. Il monumento, che raffigura le torri gemelle che si stagliano verso il cielo, è diventato un simbolo a livello nazionale. Alla cerimonia, presieduta dal sindaco Giovannetti, ha partecipato in presenza della base USA di Camp Derby il manager della base Robert Chartier, insieme a una delegazione militare. Adesso veniamo al bilancio dell'attività delle guardie ambientali d'Italia alla spiaggia libera della Lecciona.
Un servizio partito nel 2020 grazie ad una convenzione con il Comune di Viareggio rinnovata anche quest'anno e pensato principalmente per il controllo del rispetto delle normative anti-Covid da parte dei frequentatori della spiaggia della Lecciona, ma che nel corso di questi due anni si è sviluppato anche su aspetti di sicurezza e protezione civile. Stiamo parlando di quello messo in atto dai soci dell'Associazione Guardie Ambientali d'Italia, che hanno presidiato il tratto di spiaggia libera della Leccione durante fine settimana estivi e la cui convenzione scadrà il prossimo 19 settembre. Un servizio nato per far rispettare le normative anti-Covid, come dicevamo, nel periodo in cui gli obblighi erano particolarmente stringenti. Allora, come dicevo, la convenzione è biennale. L'anno scorso c'è stato un po' da fare perché era previsto l'uso della mascherina fino a che i bagnanti non raggiungevano la postazione, c'era il rispetto del divieto d'assembramento, bisognava essere del solito nucleo familiare, quindi controlli sono stati più assidui, però la gente si è comportata bene, salvo i soliti casi delle persone, insomma. Allentate le restrizioni, in quest'estate i soci dell'associazione hanno avuto modo di allargare il proprio servizio anche ad altri ambiti, specialmente per quanto riguarda la sicurezza dei bagnanti e la vigilanza antincendio. Si è poi estesa a un servizio di informazione, di tutela, di supporto ai bagnanti. Sono stati sventati dei furti di biciclette, segnalati incendi e ritrovati persone, specialmente bambini, di stranieri che con un po' di difficoltà anche. Quindi un servizio a tutto tondo, come si dice. Apriamo la pagina politica perché ci sono state oggi le inaugurazioni delle sedi elettorali dei due candidati a Massarosa. Cominciamo con quella di Simona Barzotti. Simona Barzotti, prima donna candidata a sindaco del centro-sinistra a Massarosa, ha inaugurato oggi la sede del comitato elettorale dove, assicura, incontrerà moltissimi cittadini. La scelta della sede non è un dettaglio, è vicino al Palazzo Comunale di Massarosa, dove in caso di vittoria Simona Barzotti con la sua squadra intende garantire la governabilità del paese. Una nuova sede elettorale nel centro di Massarosa. Una sede all'insegna di brava gente, bella gente, buona gente, gente conosciuta, una lista di sinistra comune, una lista molto forte, radicata sul territorio, con persone serie e competenti. Avanti in questo percorso. Non c'è più tempo per le polemiche. Ora serve amministrare bene, spiega la candidata sindaco. Penso sia arrivato il momento di dedicarci anima e corpo a Massarosa e di coinvolgere più persone possibile in questo breve periodo di campagna elettorale. Chiaramente la squadra non è il momento di definirla ora, ma un pensiero e un'analisi su quello che potrebbe essere il futuro, certo che è stato fatto. Nel senso che la squadra deve essere composta da persone competenti, quindi abbiamo già detto che Damasco Rosi sarà della squadra, ma in questa partita ci sono altre persone competenti e conosciute sul territorio che avranno dei risultati per cui faranno parte della squadra. In più sicuramente per alcuni settori particolari stiamo pensando anche a persone esterne, competenti, che possono darci anche una valutazione terza, una valutazione fuori dai giochi politici. Veniamo adesso invece all'inaugurazione della sede elettorale di Carlo Bigongiari. Tanti i cittadini di Massarosa presenti stamani all'apertura del comitato elettorale del candidato civico Carlo Bigongiari. Quasi tutti presenti, concorrenti al Consiglio Comunale delle tre liste che appoggiano l'aspirante sindaco. A sostenere Carlo Bigongiari c'erano stamani anche il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, la consigliera e capogruppo della Lega in Regione, Elisa Montemagni, e l'ex sindaco di Massarosa, Fabrizio Larini, oltre a diversi rappresentanti delle liste che sostengono il candidato Bigongiari. Per Massarosa, Forza Italia e Lega.
Apriamo ufficialmente la sede che è qui a fianco al Comune a Palazzo Taddei e verranno praticamente presentati tutti i candidati al Consiglio Comunale delle liste che mi appoggiano, che sono la lista civica per Massarosa che porta il mio nome, la Lega e Forza Italia. L'inaugurazione della sede del Comitato Elettorale di Bigongiari è stata anche l'occasione per un incontro con i cittadini di Massarosa per condividere idee e progetti per i prossimi 5 anni di amministrazione e anche l'occasione con il candidato sindaco per parlare della sua possibile giunta comunale. La sede elettorale si trova in via del Pastore al civico 54. Dobbiamo cercare di alzare le competenze per quanto riguarda le persone che portiamo sia in consiglio comunale che in giunta. Sarà una mia esclusiva facoltà nominare le persone in giunta e cercherò di portare dentro le persone migliori. Ora è tempo di scegliere, ha detto Bigongiari. Anche per la formazione della giunta comunale vogliamo mettere in campo il valore politico e le energie dei giovani per rendere Massarosa una città ogni giorno più viva, solida e più bella. C'è un mix ponderato, ci sono 3-4 persone che hanno esperienza e possono portare un loro contributo in tal senso, ci sono invece tante persone giovani che porteranno, non hanno esperienza politica, ma porteranno sicuramente un bagaglio personale importante. È Paolo Zanelli il nuovo presidente provinciale di Federcaccia. Cambio della guardia al vertice della Federcaccia lucchese a pochi giorni dall'inizio della stagione venatoria. Nuovo presidente è stato eletto Paolo Zanelli, che dovrà rappresentare gli oltre 3.000 cacciatori lucchesi iscritti alla federazione in un momento particolarmente difficile per questa attività. Le problematiche sono notevoli, purtroppo il cacciatore ultimamente si trova schiacciato da una parte dalla politica e dall'altra parte dalla magistratura, perché siamo sempre soggetti a continui attacchi dalle correnti cosiddette ambientaliste e animaliste e ci dobbiamo difendere continuamente ai vari ricorsi che vengono promossi. L'impegno è tanto, però i cacciatori devono stare sereni che la Federcaccia sarà sempre presente e cercherà in ogni modo di tutelare i loro diritti. Zanelli sarà affiancato tra gli altri dal segretario Danilo Della Nina. La caccia in Toscana inizia come da tradizione il 19, la terza domenica di settembre, per varie specie. Per quanto riguarda il cinghiale, il prelievo in braccata nel comprensorio lucchese sarà consentito dal 1 novembre. Torniamo a Viareggio perché è partita la 2 giorni dedicata allo sport nella Pineta di Ponente con il Festival dello Sport di Viareggio. È iniziata ufficialmente la prima edizione del Festival dello Sport, che per 2 giorni animerà il Viale Capponi nella Pineta di Ponente. Con i saluti istituzionali dell'assessore allo sport del Comune di Viareggio, Rodolfo Salemi, sul palco centrale delle conferenze, la manifestazione ha preso il via con gli stand di oltre 50 associazioni sportive che hanno avuto modo di poter effettuare esibizioni e far provare le varie discipline agli spettatori. Oltre al palco dei dibattiti, dove fino a domenica si alterneranno gli ospiti intervistati da Daniele Maffei, tra cui Walter Zenga, Nicola Vizzoni, Valentina Zalaffi e altri campioni di oggi e di ieri, il palco delle esibizioni, dove gli atleti delle varie associazioni avranno la possibilità di eseguire saggi e dimostrazioni. Tra le manifestazioni collaterali, in programma per domenica, la partenza e l'arrivo della Puccini Half Marathon, che quest'anno si svolgerà come gara competitiva sui 10 km. La manifestazione si concluderà domenica intorno alle 19.30 con l'intervento sul palco centrale del CT campione del mondo Marcello Lippi. Con questo si chiude la prima parte di TG Versilia, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati dalla pagina sportiva di TG Versilia. Dunque, come anticipato nei giorni scorsi, l'Hockey Forte dei Marmi del presidente Tosi non parteciperà all'Eurolega. La squadra infatti non ha partecipato al sorteggio dei gironi.
L'Hockey Forte dei Marmi non parteciperà alla prossima Eurolega. Il sorteggio per gironi che si è tenuto sabato a Paredes in Portogallo, i versiliesi non c'erano, così come erano assenti i catalani di Barcellona, Noia, Reus e Caldes, i galiziani del Liceo La Corugna, i portoghesi di Benfica, Sporting, Porto Liverense e Barcelos e i francesi del Saint-Omer. Tutte e 12 le squadre facenti parte della neonata European Hockey Club Association, la ECA, ovvero la Superlega composta dai top club dell'hockey su pista europeo, si sono infatti ritirate dalla massima competizione continentale. Si concretizza così la minaccia annunciata mercoledì proprio dai membri di ECA, a cui aveva fatto seguito la lettera del presidente del Forte dei Marmi Piero Tosi al numero uno di FERS, la Federazione Italiana e World Skate, il Comitato Mondiale, Sabatino Araco. Adesso il Forte dei Marmi, dopo i grandi investimenti compiuti proprio in ottica Eurolega, uno su tutti l'ingaggio di Mark Gual, che non sarà disponibile per campionato e Coppa Italia in quanto quarto giocatore straniero in rosa, si ritrova per propria scelta fuori dal tanto anelato orizzonte continentale. Passiamo al beach soccer, perché va bene anche la seconda gara degli europei del Portogallo per l'Italia, che ha battuto l'Ucraina 5-3. Nel campionato europeo di beach soccer in Portogallo ancora una bella gara da parte della nazionale azzurra, che ha superato 5-3 l'Ucraina grazie alla doppietta di Gori e Zurlo e a un gol del portiere Casapieri per il sigillo del 5-3 finale. Una partita che non ha mai visto soffrire la formazione del Duca, che è riuscita a controllare bene senza lo squalificato Gentilini. Il tecnico ha utilizzato Paterniti, Ramacciotti, Marinai, Giordani e Gori nel quintetto iniziale, che poi è stato avvicendato con gli altri giocatori che facevano parte della panchina. Una dedica importante e commovente da parte di Zurlo al cugino tragicamente scomparso il mese scorso nel finale di incontro. Una due giorni quindi molto importante per la formazione azzurra, che dopo la vittoria con la Svizzera per 7-3 si è ripetuta anche con l'Ucraina, mettendo in mostra non solo i gol ma anche un bel gioco. Bene, con questo termina anche la pagina sportiva di TG Novosilia. Tra poco la terza parte del TG. Terza parte di TG Novosilia. Come ogni sabato andiamo a vedere la classifica provvisoria del referendum, il bagno dell'estate realizzato dal quotidiano La Nazione in collaborazione con la nostra emittente. Per quanto riguarda la classifica dei bagni di Viareggio, al primo posto il Giorgia con 1576 voti, al secondo Carla con 1273, terzo Marco Polo con 779, seguono Dora con 673 e Sauro con 599. Per quanto riguarda invece la classifica relativa ai bagni della Versilia, al primo posto Abetone di Lido Ricamaiore con 974 voti, poi Amore sempre a Lido con 968, ancora Lido Ricamaiore con Grazia 866 voti, seguono poi il Mizzar di Marina e Pietrasanta con 843 voti e Beppe Ponente di Forte dei Marmi con 821 voti. Bene, con questo termina anche la terza parte di TG Novosilia. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.